Grazie Simona. Aggiungo solo un dato, che nonostante San Donato sia nata come la città giardino di Enrico Mattei, San Donato Milanese ad oggi, quindi senza lo stadio, è la seconda città più cementificata del sud-est Milano, questo ci sono detto, quindi attenzione. Adesso Giorgio Bianchini, presidente del WWF su Milano. Buongiorno, sono Giorgio Bianchini dell'associazione WWF su Milano, Fondo Mondiale per la Natura. Non sono un grande oratore, noi di solito come associazione preferiamo fare i fatti e 40 anni della nostra attività lo dimostrano. Però oggi due paroline ci terrei a dire. E le leggo perché, scusate, il discorso è un po' articolato. Inizio dicendo che c'è una storia anche urbanistica su quell'area lì, di San Francesco dell'Accesso. Noi siamo stati contro il consumo di suolo nel nostro territorio, per quest'area, ben 30 anni fa. Dalla prima variante urbanistica che da allora è giunta Lupi, non so se qualcuno si ricorda, quando c'è stato lo sdoppiamento dell'autostrada in modo che poi si costruisse, ci fosse la volontà di raddoppiare quel quartiere che poi è diventato del Torre Lombardo. Okay? Già allora noi dicemmo qualcosa, facemmo usando le nostre armi, i nostri strumenti, che sono appunto le osservazioni, comunicati stampa e cose di questo tipo. Poi, piano piano, la cosa è andata avanti. Una volta che c'è stata questa destinazione, eravamo gli unici noi a dire, quelli eravamo contro. Poi c'è stata l'ipotesi di logistica dei cinesi, a fare le osservazioni. Poi c'è stata l'ipotesi dello stadio dell'Inter, e già lì 10 anni fa abbiamo incominciato ad aggregarci con altre forze. Poi c'è stato San Donato Sport Life City, scusate, e lì abbiamo fatto le osservazioni che, aiutati da esperti, mettevano il punto sulle falle che aveva già questo progetto, che vediamo uscito l'unico, ma che a questo punto in realtà poi non sono state neanche considerate. Le controosservazioni, le risposte alle nostre osservazioni sono state un tono di sufficienza, quasi di derisione. Cioè, scusatemi lo sfogo personale, ma è abbastanza frustrante, no? 40 anni di questa cosa. Bene. Tra l'altro, appunto, mi permetto di dire, ma qualche volta ci viene anche il dubbio, ma sarebbe voi che sbagliamo, stiamo sbagliando. Ma magari hanno ragione quelli che dicono che lo stadio comunque porta a lustro la città, ok? No, poi ragioniamo con calma, leggiamo. E la scienza e la natura ci dicono il contrario. Basta, non possiamo più andare avanti così. Noi ambientalisti, purtroppo, come Cassandra, lo diciamo da parecchi anni, ma è sotto gli occhi di tutti. Non è possibile, le risorse non sono finite, il degrado, l'inquinamento, accidenti. Veramente è una cosa che ogni volta mi rende stupito del fatto che la gente non si accorge di questa realtà, ok? La sintesi di questo concetto, in questo caso, è un concetto molto semplice, ma se volete, rivoluzionario. Basta consumo di suolo. Semplice. In realtà è difficilissimo, molto difficile di una cosa del genere. Basta consumo di suolo, dappertutto, ma soprattutto in pianura padana, e in ambito metropolitano siamo una delle zone più inquinate d'Europa. Basta vedere le foto dai satelliti, ci ne rendiamo conto. Ok? Qualche specificità sulla zona: sono 30 ettari, non sono degradati. Leggo ogni giorno sugli articoli del giornale che sono degradati. Ma dove? Sono suoli agricoli che sono stati coltivati fino a un paio di anni fa e chissà perché poi dopo non sono stati più utilizzati, da quando è partito questo penultimo progetto, ok? In più c'è anche una piccola zona umida,
alato della zona. Zona umida e boscata, che guarda caso può rientrare ai sensi di un decreto legge che è passato nel 2018 sotto silenzio, ma che è una bomba. È il decreto legge 34 del 2018. Noi abbiamo fatto l'osservazione ai carabinieri forestali, al comune, a fine 2021, e poi vediamo come va a finire. L'esempio di Paullo, bosco di San Pellegrino, magari può insegnare qualcosa, eh? Vediamo un po' come va a finire anche lì. Okay, grazie. L'ultima cosa, scusate. Allora, noi siamo anime semplici, noi siamo contenti, vediamo sempre il lato positivo della cosa, siamo contenti che qui siamo in tanti, siamo contenti che qualcuno che fino a poco tempo fa ci diceva no, voi sbagliate, adesso sono con noi, ok? Noi speriamo che da d'ora in poi, noi crediamo nella buona fede di tutti quelli che sono qua, crediamo che chi sia qui non sia qui per opportunismo politico, per convenienza politica, solo perché adesso sono in minoranza, ok? Speriamo che si siano resi conto, anche con le parole che abbiamo sentito una settimana fa dalla nostra assemblea, dalla nostra riunione, che è ora tempo di cambiare e di avere coraggio. Grazie.